Ragazzi, bentornati nel Shadow Winter settimo 1. episodio, mi sembra. Sì, Ok, tutto pronto. c'è spazio per atterrare sul tetto. Confermo. Due armati, ingresso principale. Ci sta. Alejandro, come procede? Un vacchero dentro. Alejandro. Oh, cazzo, come hai fatto? Con le cattive. Comunque, raga, ho appena visto Mi suona com'è andata. Sussop. L'ora della verità. Com'è andata Lo la prima vedono? puntata e sono contento. Adesso sì. Nonostante sia MV2. Sembra GTA. Oh no, sopra. Ma Lo portano dentro. alle falle. Spero ce la faccia. Belle grosse anche. No, dai, scherzo. Ti immagini? Come fai a saperlo, Ghost? Che ce l'ha? Come fai a sapere Caleb? Germano. Alejandro. Come hai? Onora, senti, dagli corda là dentro. Non mentire. Di quello che vogliono o non sopravvivrai. Devo dirgli tutto. Tutto. Forze speciali messicane, mercenari americani, Shadow Company, Philip Graves. Tutta la verità. Anche il tuo nome? È lui. Signor sì. Hai un nome, gringo? Tua madre. Mi chiamano Soap. E che nome sarebbe Soap? L'ha detto. Andiamo. Voglio vedere il sinnombre. Cerca il boss. Sei vivo solo perché potresti avere delle informazioni. E spero siano utili, Guero. O giuro che ti stacco quella testa di cazzo. Ma stai calma. Esci dal mio ascensore, cazzo. Pettegola. Un attimo, raga. Questa. Ho. Ok, ci sono quasi, raga. Ok, avevo un po' di È polvere. casa mia. Andiamo, Cammina. allora. Vedrai il Cosa boss vuoi, quando eh? arrivo Ah, io. ma Tu vaffanculo. parlerai solo se interpellato. Il Ma. massimo importante. Dirai la verità. Sì. Altrimenti finirai in pasto ai cani. Vabbè, a me Che piacciono. cazzo stai facendo? Sono giorni che non dormo. Il boss ha detto niente droghe. Scusa, Diego, mi serve per restare concentrato. Oh Madonna! Grande Diego! Obbedisci! Sì! Al Bravo! cazzo di ordini! Esatto, così mi piace. Bravo. Si può Il passare di dolore ti qua? farà ragionare. Torna al lavoro. Ah. La Salmas è in guerra. Vuoi vincere? Non disobbedire. Ok. È così che l'organizzazione sopravvive. Ed è il motivo per cui il boss è qui. Muoviti! Il sinnombre è qui sotto. Scappo! No. È solo la sua sicaria personale. Valeria, Devo dire un la gringo, verità. un altro. Siediti. Ah, questo è morto. E questo chi è? Si chiama Sapone, è venuto lui. Sapone, mi prendi per il culo? E l'hai fatto passare, davvero? Ha delle informazioni. Stronzo di merda! Non abbiamo idea di chi sia e lui ci ha visto in faccia! Valeria, abbiamo bisogno di informazioni. Può aiutarci. Spero che ne valga la pena, altrimenti. Dopo aver ucciso questo stronzo su quella sedia, ci finirai tu. Minchia. Pettegola, ti sta bene. Niños! È semplice. Io faccio le domande e voi dite la verità. Non dovete dirmi bugie. Ok. Di recente stavamo proteggendo un amico sulle montagne. Qualcuno ci ha attaccati? Chi? C'era un gran caos, non ho visto. Più forte, non ti sento. Io
Credo sia stato il cartello dei rivali. Tocca a te, Blanchito. Chi ci ha attaccati? Noi, in teoria, no? Non mi ricordo. È stato il cartello. Ne sei proprio sicuro? Non è opera del cartello. Sono state le forze speciali messicane. Non è quello che hai detto prima? Aia. Alla prossima cazzata torni a casa a pezzettini. Sin embargo, abbiamo trovato i corpi. Fuerzas especiales. Ora, perché uno straniero sa che erano le forze speciali messicane e tu no? Forse era lì. Tu eri lì, stronzo. E forse c'era anche lui. C'erano degli stranieri con le forze speciali messicane. Chi erano? Li abbiamo sentiti urlare. Non erano messicani. Erano con i gringo, come lui. I tuoi concorrenti lavorano da soli nei mercenari americani Shadow Company. Mercenari americani. Quelli della Shadow Company. Los Vaqueros stanno lavorando con i mercenari, stupido. Quei pezzi di merda. Ecco, visto! Avevo ragione! Sono stati gringo! Puoi provare l'esistenza di questa Shadow Company, idiota? Non posso dimostrarlo. E tu? Ah sì, me l'ha dato coso. Hai qualche prova? Controlla nella mia tasca. Che cos'è? Lo stemma della Shadow Company. La prova. Chi guida la Shadow? Voglio un nome. Oddio, come si chiamava? Ghost, Phillips Graves, Alejandro. Phillips Graves. Era lui, Alejandro? Philip no? Graves. Phil Graves. Tenebroso. Ma gusta. Questo Graves, che cosa vuole? Vuole il vostro boss. È il sin nombre. Non puoi fidarti di lui. Non puoi. Dammi retta. Tu non ci hai detto un cazzo, imbecille. Ti paghiamo bene, eppure lo straniero ne sa più di te. No, no, facciamo fuori questo bastardo inutile. Con piacere, Valeria. Oh, madonna. Prego, che bonito. Bel lavoro. Non male. Mettiamoci al lavoro. Andiamo di sopra. Oh mamma, mi dispiace, bro, ma... Muoviti, Guero. Sono qua. Ficcatelo in testa, con te non abbiamo finito. Se Nombre deciderà la tua sorte, datevi da fare, cabrones. Vamos. Muovi il culo, cabron. Oh, sta calmo, sta calmo. Oh, Madonna. Posso picchiarlo, dargli un pugno, non so. Lo spaccherò se si muovono velocemente. Io sarò nell'attico con il sin nombre. Quando vedrò il sin nombre? Adesso Valeria deve parlare con il boss. Tu aspetterai con gli altri. Ho la sensazione che il sin nombre sarà molto interessato a parlare con te. Ma... Tu aspetti qua, Sub. Io sarò nell'offrenda. Niente, è Alejandro, però. Va bene, capo. Ah no, lui non è Alejandro. Ci ho già pensato io. Ti aspettano fuori. Ok, dategli una maschera e sorvegliatelo. Sei vivo, Alejandro. Sei vivo anche tu. Il sin nombre è nell'attico. Secondo piano. Servirà un tesserino. Ce l'ha Diego. Tieni questo. Oh. Benone. Prendi. Una maschera. Non tutti possono farsi vedere col cartello. Contatto radio. Mi senti?
Ti sento. Perfetto. Andiamo. Ghost, ci siamo. Cosa abbiamo? Il sinombre è nell'attico. Secondo piano. L'ascensore è la via migliore. Basterà il tesserino di Diego. Dov'è Diego? L'offrenda. Primo piano. Vedi niente, tenente? Se capisci com'è arrivare sul tetto, c'è un accesso all'attico. Comunque sia, devo salire. Guidato, hermano. Se le guardie ti beccano là o nel garage, ti spareranno a vista. Cosa c'è nel garage? Non so, ma Diego ci tiene molto. Troviamo il sinnombre e facciamola finita. Chiudo. Scusate, raga, devo abbassare un attimo. Perché sennò va un po'... Proviamo a mettere... 2. Andiamo. Ok, va meglio. Dove devo andare? Prende il segno di Dio dall'offrenda al primo piano. Trovo un modo di raggiungere il tetto. Ma che cazzo? Oh mio Dio, dove devo andare? No, là possono vedermi però che lo ammazzo. Habla. Sì, è in serio. Numero di cuenta 0919014. Esta noche. ¿Qué quieres decir con imposible? Te pagamos para que hagas este tipo de servicios. Ma posso andare qua? Quiero que veas el nombre del dueño de esta cuenta y transfiere el dinero. Esta noche. Esperaré 5 minutos, luego involucraré a mi cliente. Alejandro. Devo ammazzare lui? Ah no, è un civile, scusate. Ma che ne so, sono tutti pelati, pensavo fosse boh. Central, S1. Voy hacia la armería. 2 minutos. Puoi cercare di salire o seguire quella guardia. ¿Dónde crees que vas? Come vuoi. Retrocede. ¿Qué? Oh, ma posso proprio prendere il corpo? Ho trovato un'arma. Attento, hermano. Se ti sentono sparare, ci staranno tutti addosso. No, 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 ridammi il coltello. Responde. Adelante. Algo que informar. Estamos bien, hombre. Entendido. Questa è un'area vietata. Le guardie sparano a vista. Sono al primo piano. Diego è all'offrenda. Dovrebbe essere su questo piano. Ricevuto. Silenziata. Molto meglio. Ah, non posso nasconderla. Arca cazzo. Ah, oh, ma è silenziata questa, ok. Premi. Ma me la toglie, raga. Come posso? Riesco a vederti, Johnny. Fuori c'è un graticcio con cui puoi salire fino al tetto. E il tesserino di Diego? Decidi tu. Si può chiudere questo? No. Dove che devo andare? Sali su. Ma si può qua? Guarda che c'è una guardia qui, boh. Mi arrampico sul tetto. Ricevuto. Sono dietro di te. Lassù ci sono nemici. Dovremo sgombrare l'area. Quello è mio. L'attico è nell'angolo. No, no. Tetto libero. Madonna, che culo. Cazzo, non è silenziato questo. Sarà solo se necessario. Si scatenerebbe l'inferno. Ma ho 3 colpi. Controlla l'attico, io ti copro. Sì, sì, vediamo questo che c'è chi aveva. Ho trovato Diego. Ah, no, era quello.
Come ho trovato Diego? In che senso ho trovato Diego? Dove l'ha visto Diego? Il sin nombre è nell'attico, angolo nord. Ah. Come faccio ad arrivare là? Raggiungi l'attico, angolo nord, Johnny. Ma di qua? Sto capendo un cazzo, raga. Chiusa. La scala, prova a entrare nell'ascensore. L'ascensore è di qua. Puoi usare l'ascensore? Scopriamolo. Giù. Scendiamo. Portaci giù. Dobbiamo andare al secondo piano. Fermo qui. Stop, è dall'altra parte. Che ci facciamo qua giù? Portaci su. Saliamo. Primo piano, preparati. Fermo qui. Andiamo giù. Togli il fermo di sicurezza. Porte aperte. A tutte le unità entriamo nell'attico. Attendere. Ma vaffanculo. Ci vuole coraggio a usare un'arma non silenziata in questo posto. Dai, zitto! Non la uso. C'è un varco della sicurezza. Madonna, ma dove facciamo cazzo passare? Fidati di me. Identificazione? C4. Ho il prossimo ospite per il boss. Ma no, era quello che aveva pestato prima. Oddio, ma poverino. Sì. Microcamera drone. Diamo un volto al senza nome. Il carico dalla Spagna è arrivato puntuale. Le assicuro che i miei uomini concluderanno l'accordo e che la merce sarà recapitata. Se non re, faccio passare un altro ospite. Buon viaggio. Bene, iniziamo. Quindi lei è Sinombre, ok. Non ci credo. Che c'è? La sicaria che ho incontrato di sotto, Valeria. E lei è il Sinombre. Valeria? Ne sei sicuro? Sì. Andiamo. Graves, Sinombre si spaccia per una sicaria. Entriamo. Ci siete? Sì. Ghost. Pronto. Prendila viva. Ma Leandro, ma cosa stai facendo? Pronto. Prendila viva. Non deve fuggire! So. Dammi... Non prendo ordini da nessuno, io! Quadra di terra, potete avanzare! E sì, nombre! Mi chiamo Valeria! Nascosta in piena vista! Nascosta? Io sono dappertutto, capito? Perfetto. Anche noi. Via! Hermano! Che ti prende? Valeria! La conosco! Ah! Perfetto, direi. Giù! Quindi, come vi conoscete? Conoscere è un parolone. Ma le parole sono molto importanti. Rappresentano il nostro valore, no? È la verga che è la puta che ti vuole mandare! Calmato come andate! Sì! Sì! Vamos! Diglielo! Io non prendo più ordini.
Neanche i cani di La Salma s'abbaiano contro di me. Era nell'esercito, eravamo commilitoni. Squadre diverse, stessa unità. Voi eravate quelli rozzi, eh? Los Vaqueros. La mia squadra rigava dritto, señores y señoras. Fino al raid contro il figlio della Aragna, ¿te acuerdas? Ricordo benissimo. I suoi dovevano tenere fuori dalla città i sicari di La Aragna e impedire un massacro. Ed è quello che abbiamo fatto. Certo, perché eravate voi i suoi sicari, eh? È stato scortato in montagna senza incidenti. Abbiamo impedito il massacro. Doveva finire in galera. L'hai ucciso e sostituito. Ho creato un vuoto di potere e l'ho colmato. Servo alla Salmas. Alla Salmas servono soldati, non sicarios. E usted, sei un disonore per l'esercito. I tus hermanos, no? Perché lo fai? Beh, dimmelo tu. Sei un mercenario, no? Se non lo fai tu, lo fa la concorrenza. Sei dei narcos e nascondi un terrorista. Il terrorismo giova agli affari. È un'assicurazione. Che cazzo significa? Puoi staccare la puta cabeza del culo per un secondo! Puta madre, Alejandro! Finché ci sarà la guerra al terrore, non ci sarà mai una guerra alla droga. Volete quel cosiddetto terrorista e i missili, quindi vi servo. Per impedire un massacro. No, non ci sto. Non cambia niente. Cambia tutto, invece! Cazzo! Non fate accordi con lei. Finirà male. Adesso devi raccontarci la verità. Voglio i missili, voglio il bersaglio e voglio Hassan. Ti do 10 secondi, poi vedrai la differenza che c'è tra i metodi dell'esercito e i miei. Non conosco i bersagli. Sono un corriere, trasporto cose. Posso dirvi dove trovare i missili. Al vostro ritorno vi dirò dove si trova Hassan. In cambio, mi lascerete andare e non romperete le palle alla Salmas se me larga via. Bene. Fino ad allora, resterai qui. Secondo le informazioni ottenute, c'è una piattaforma a 400 miglia nautiche al largo del Golfo del Messico. La piattaforma non è attiva ed è usata dai contrabbandieri del cartello come punto di scambio. Un cargo è ancorato a 500 metri a nord-ovest da lì. L'intelligence conferma lo spostamento di un container dalla nave alla piattaforma. Adesso il container è in cima alla piattaforma. Crediamo che questo sia il missile. Di F-141, il colonnello Vargas e la Shadow Company si infiltreranno con 3 squadre per abbattere i 2 bersagli. Ghost condurrà l'assalto alla nave. Graves, Soap e Alejandro penseranno alla piattaforma e al missile. Troverete forte resistenza. Avete ordine di eliminare qualsiasi minaccia. Madonna. E questo, ragazzi, al prossimo episodio. Bella.